19ª edizione del Castello d'Oro, non poteva esserci insomma un presidente di questa giuria, la rissa potentessa, più bello di questo che ci siamo meritati. Antonella, che dici? Sì, sicuramente, tra l'altro insomma io, nonostante poi comunque andremo a chiedere a lei e ci racconterà meglio tanti lavori fatti, qualcosina che insomma uscirà di gran rilievo da qui a poco e che avremo il piacere anche di ammirare, di apprezzarla sicuramente in questo lavoro che andrà in onda su Rai 1, però insomma vorrei scendere direttamente su quello che è il tema della serata, appunto questo concorso Canoro, presidente di giuria, un bel lavoraccio questa sera. Un lavoraccio terribile, la prima volta che mi chiedono di presiedere in giuria, è un lavoro terribile, ho chiesto qualche consiglio telefonico a mio fratello che è Gianni Testa, che doveva essere qui con noi, ma purtroppo per il tempo non può, quindi ho chiesto aiuto quali saranno i criteri che userò, però sarò integerrima, sarò durissima. Insomma, in bocca al lupo. Beh, assolutamente, noi abbiamo avuto il modo già di fare tante volte la giuria per le elezioni che sono state in questi ultimi mesi e effettivamente la scelta è alquanto ardua e difficile. A volte ci siamo lasciati portare anche dalle emozioni e dal sentimento. Penso che userai anche tu questo criterio. Beh sì, alla fine penso che meriti sempre quella che ti emoziona di più. La sbavatura, la sfumatura un po' sbagliata non ci interessa di meno. Assolutamente. Un periodo insomma in cui attenzionate in modo particolare Sanremo con tutti i soldi che girano, i grandi artisti e quant'altro. Io penso che insomma bisogna dare spazio anche ad eventi e diciamo palcoscenici come quelli di questa sera con il Castello d'Oro. Ti è mai capitato di fare per esempio provini con associazioni o per esempio per cortometraggi che siano stati un po' così a livello regionale e provinciale, visto che comunque sei ormai un artista di fama nazionale? No. No. Perché purtroppo, lo dico, non è una polemica ma è una cruda realtà, io in Calabria non lavoro mai, non mi chiamano mai, quindi stranamente lavoro tantissimo fuori anche all'estero, ma in Calabria quasi niente. Calabria, quindi no. Che sia magari proprio questa serata da apripista anche affinché qualcuno possa conoscerti meglio qua nella nostra bella regione. E si parlava appunto di questa serata, tuo fratello che ha dato diciamo un po' ad è bloccato, non è che gli è successo? La neve, tutto bloccato, anche lui vittima di queste rigide temperature. Sì, anzi anche la mia mamma, io volevo la mia mamma a casa, riportami la mia mamma, niente, ti faremo compagnia di Cometa Radio. Allora parliamo un po' della tua carriera, ci accennavi a questo nuovo lavoro che sarà tra un po' trasmesso su Rai 1, di che si tratta? Sì, domenica 12 e lunedì 13, due prime serate Rai 1, Il generale dei briganti e La storia del brigante Crocco. Io interpreto la sorella Rosina che è vittima di una violenza, di un abuso sessuale, ma poi per questo viene chiusa in convento. E diciamo che la sua violenza è quello che fa scattare nel fratello la molla della ribellione allo Stato, al sistema. È una fiction avvincente, bellissima, con Daniele Liotti, Cristian Filangeri, Raffaella Rea, siamo una marea veramente. Consiglio di vederla più che altro perché è veramente bella, poi ci sono questi protagonisti molto carini insieme, bello, un bel lavoro. Facendo uno scorso su quella che è stata la tua attività lavorativa diciamo in questi primi anni, perché comunque sei giovanissima, ecco, qual è stato il ruolo che ti è piaciuto di più? Allora, se devo andare proprio indietro con la memoria, forse il primissimo quando avevo 10 anni, perché sai, sì, se ho cominciato a 10 anni, perché lo ricordo in modo più giocoso, più gioioso, però forse quello al quale io sono più affezionata è quello di Graziella Campagna, che è una storia vera, vittima di mafia. Io interpretavo per l'appunto Graziella Campagna, è stata la fiction che mi ha lasciato qualcosa in più. Insomma, storie sempre un pochino particolari, soprattutto tematiche sociali. Sì, sempre molto drammatico, mi dicono con la faccia drammatica. Io tento di sorridere di più, ma non funziona. Sì, sono più contenta però, onestamente, perché penso che soprattutto in questo momento lanciare un messaggio tramite un lavoro bello così come il nostro sia importante, quindi meno uomini e donne, più cose impegnate. Siccome si dice che i giovani tendono a leggere ben poco, potrebbe essere la giusta alternativa quello poi di trasportare con le fiction queste storie che sono un po' dimenticate, quindi per i nostri giovani ben vengono cose del genere per far conoscere personaggi come può essere quella la storia appunto di Graziella Campagna, questa del brigante Crocco, dovrebbero essercene di più. Beh, io sono veramente molto più contenta, in realtà progetti meno impegnati tra virgolette noi neanche li prendiamo, io neanche li prendo in considerazione, perché mi piace fare questo lavoro, mi piace farlo bene, non mi piace farlo per qualunquismo, non mi piace farlo per avere la fama, ma perché mi deve lasciare qualcosa. Se
se è un progetto che per me è poco valevole in quel senso, io preferisco anche farlo. Chiamare un film in modo assoluto, certo, chiamare film fiction un progetto sulla che comunque ci crede, valuta effettivamente prima di farlo. Due artisti nella stessa famiglia, mi chiedo la madre che come li gestisce. Malissimo, ci gestisce. No, scherzo. Beh, mia mamma prima seguiva molto di più lui. Adesso io ho deciso di tornare a vivere in Calabria, perché amo la mia terra in modo particolare, quindi devo stare a casa mia. Quindi sta un po' più vicino a me. Diciamo che non capita mai, per fortuna, siccome siamo in due, lavoriamo quasi entrambi sulla RAI, quasi sempre, non capita mai di essere in conflitto una sera io, una sera lui. Siamo sempre alternati, quindi non abbiamo mai ecco, il dubbio di chi vedo stasera, ben vengano queste cose, comunque sicuramente sarà molto orgogliosa. Beh sì, delle volte sembra quasi più contenta lei di me. Quindi chiama le amiche, c'è mia figlia, c'è mia figlia. Ma questo ritorno in Calabria ha dettato, vabbè, sicuramente da un amore verso la terra, ma anche per fare qualcosa per questa terra. Assolutamente sì, io credo fortemente nelle nostre potenzialità. Credo che soprattutto noi giovani dobbiamo impegnarci, perché niente ci viene regalato se non siamo prima noi a rimboccarci le maniche e a capire che il nostro futuro è importante, ma è importante costruirlo qui. Perché noi possiamo tutto, abbiamo tutto, lo dico sempre, abbiamo il mare, abbiamo la montagna, abbiamo il sole, abbiamo il cielo forse il più bello che esista in Italia, perché andare via? E poi sono tornata perché amo fortemente la campagna, è il mio sogno nel cassetto, è un mio avere un'azienda agricola con tanti animali e pecorelli. Cioè, si parte dal fare l'attrice, si finisce in fattoria. Già ritroso. Sì. E non sull'isola dei famosi, però nella fattoria. Bene. Ed ecco, ci fa contatto quanto particolare, perché è una domanda che di solito facciamo agli artisti. Tanti, insomma, aspettano la chiamata per il reality. Come la pensa la nostra Valerissa Volpentetta? Non posso evitare di esprimermi meglio. Guarda, io ripeto, facendolo da piccola questo mestiere, noi abbiamo sempre tentato di scegliere dei progetti che siano veramente valenti. Ora, a me non interessa andare sulle copertine dei giornali, ci sono dei metodi talmente facili, passarsi un bacetto dietro l'angolo. E beh, sì, personaggio troppo è così. A me non è mai interessato, anche se è la scorciatoia, la via più semplice, a me non interessa. A me piace fare il mio lavoro e il mio lavoro è fare l'attrice, partire due mesi, stare su un set, tornare a casa e stare con la mia famiglia. Allora, questo è un composto canoro ideato da Pino Carella 19 anni fa, anche in memoria, insomma, il fratello ha continuato questo bellissimo progetto legato in modo particolare alla città di Corigliano. Vogliamo lanciare quindi un saluto da un'artista, insomma, arrivata come te, che è ancora tanta strada da fare, io ti auguro tanto successo, quindi ai nostri ascoltatori, quelli di Corigliano, legati a tutti quelli che la stanno ascoltando, tutti quelli della Calabria. Io sono particolarmente legata a Corigliano perché quando posso vengo anche in vacanza. Wow, bene. Poi la famiglia Carella mi segue da piccolissima, Pino mi conosceva, penso, forse da quando sono nata, altrettanto Ettore, quindi non so che dire, veramente grazie, sono